Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì, 15 luglio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Dolce la mattinata, ma il pomeriggio. Nessun appunto da fare a questo inizio di giornata, con la luna magnetica in Capricorno abbracciata a Plutone, ma in sintonia anche con Nettuno, l'amico confidente dei vostri sogni più intimi. Peccato che nel vostro immaginario oggi regni la confusione più totale, effetto della bella Venere in seconda casa, che con l'antico dio dei mari bisticcia per quadratura. Risultato: sentimenti confusi, in bilico tra amicizia e amore e sempre a proposito di amicizia evitate di farvi accompagnare a fare compere da uno del gruppo, se decente personal shopper, vi convincerebbe ad acquistare indumenti che non vi stanno bene o accessori che non vi convincono. E così, nonostante il suo fare gentile, col passare delle ore comincerete a montare in collera, fa testo Marte nel vostro segno che non ne fa passare nemmeno una. Per un po' tacete e mandate giù, poi dichiarate battaglia, chi la dura la vince. Notizia sorprendente in arrivo, notizia importante che vi sorprende, che vi rende felici, che vi emoziona. Posta in arrivo, telefonate, email, messaggi in generale, atti, notifiche. Una notizia che vi metterà di buon umore. Rinviate acquisti e spese anche se programmati, qualche piccola rinuncia non potrà che fare bene al vostro portafogli. E poi non è detto che quello che pensavate di acquistare siano cose che realmente vi serviranno. Oggi cercate di cambiare o migliorare il vostro look, cambiate pettinatura, cambiate trucco, migliorate il vostro abbigliamento. Ogni tanto una ventata di rinnovamento vi farà bene, negli ultimi tempi non lo avete fatto con la dovuta cura. Giove si farà sentire in tutto il suo influsso positivo soprattutto per quelli nati il martedì e il venerdì. Tutto ciò che questi toccheranno diventerà oro. Bene anche l'amore. Non essere pessimista. Ti faranno delle proposte interessanti a breve. Sentimenti nascosti, amori segreti. Potrai ricevere del denaro se sei nato di martedì e venerdì. Nuove conoscenze. Contatti con sportivi. Attività di gruppo. Potrai trarre vantaggi da riunioni, raduni, conferenze, cene, feste. Dovrete conquistarvi la fiducia di colleghi e amici, cercate di recuperare in fretta quella serenità necessaria per stabilire un dialogo con tutti e costruite la vostra immagine su quel che siete realmente e non su quello che gli altri vorrebbero farsi. Non lamentatevi per la sorte avversa, più vi lamenterete e più non sarete in grado di trovare la soluzione ai vostri guai. Oggi qualcuno si rifiuterà di ascoltarvi. Se avete tradito, fate attenzione. Oggi il vostro segreto potrebbe essere svelato. Chiarimenti necessari con la persona che amate, Mercurio vi aiuterà non poco a mettere in evidenza una situazione che si è venuta a creare e di cui non riuscite a venirne fuori, e che tuttavia potrebbe, alla lunga, crearvi qualche problema. Idee brillanti potranno essere realizzate con tempestività. Oggi sarete in forma davvero smagliante. Il momento è ideale per avviare nuovi progetti e iniziative in ogni campo. Se in questo periodo vivete una relazione romantica, la giornata di oggi potrebbe essere quella giusta per prendere una decisione che riguarda il vostro futuro. Siete ben accetti dalla società, quindi non preoccupatevi ossessivamente di fare bella figura. Il cielo di questo nuovo giorno sembra aprirsi sereno su di voi. Veleggiate in acque tranquille e vi preparate ad approdare verso esiti di tutto rispetto, specie se siete nati nella seconda decade taurina. Lo verificherete oggi per l'appunto in ogni campo, ma, con particolare riferimento, in quello emotivo e sentimentale. Giornata divisa in due, ottima la mattinata piacevolmente supportato dalla coppia Luna-Plutone segno di terra come il vostro e buona amica anche di Nettuno intermediario tra loro e voi. Accordi con amici che vivono lontano, accettate con piacere il loro invito o loro decidono di venirvi a far visita nel prossimo weekend. Tutti contenti dunque, anche se entrambe le soluzioni comporteranno dei costi che sosterrete comunque con piacere, parola di Venere in seconda casa, appena appannata dalla quadratura di Nettuno.
Le grane iniziano più tardi col passaggio lunare in acquario dove la bianca signora va incontro all'algido Saturno, apertamente ostile al vostro nuovo inquilino Marte che insieme a Urano vi rende particolarmente elettrici, per non dire isterici. Paventate brutte sorprese all'orizzonte e poiché avete un buon indice di preveggenza la vostra sensazione potrebbe anche corrispondere alla verità, state in guardia. Amore ed Eros. Di per sé l'amore non comporta grossi problemi, anche se l'attrazione erotica supera di gran lunga la forza dei sentimenti. Se c'è qualcosa da ridire decidete di tenerlo per voi o quantomeno di esprimerlo in modo soffuso e allegorico, evitando di prendere posizioni troppo forti. Amici affettuosi e disponibili, almeno finché non ci va di mezzo il denaro, prestiti effettuati e non prontamente rimborsati minacciano di incrinare una bella intesa. Le stelle affidano solo a voi la possibilità di regalarvi un futuro sentimentale migliore. Evitate di sfruttare alibi e scusanti senza senso. È giunto il momento di far emergere desideri e sentimenti profondi. Un grande desiderio di mutamento affettivo ed erotico vi anima. Urano nel vostro segno e Plutone nel Capricorno, Nettuno nei Pesci e per finire Mercurio e il Sole nel Cancro, vi fanno evolvere e chiedono di mostrare all'esterno quel che siete diventati. Complice l'aria della bella stagione, vi sentite più giovani, sapete di piacere e si fa strada dentro di voi la voglia di innamorarvi. Questa ipotesi previsionale è più centrata se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 12 di maggio. Lavoro e denaro. La presa della Bastiglia è stata fatta senza di voi e sicuramente non a vostro favore, infatti il capo nel pomeriggio vi blinda legandovi ai vostri impegni come salami. Schiumate di rabbia e di spirito di rivolta ma. In testa una vecchia canzone, se il vento fischiava, ora fischia più forte, le idee di rivolta non sono mai morte. Forse, ma non è detto che la vostra di rivolta oggi abbia esiti positivi, soprattutto per voi. Tutt'al più servirà a scaricarvi i nervi, ma non è escluso che vi procuri invece un forte mal di testa. Ti è stata data la luce verde, quindi metti il piede sul pedale. Il vostro approccio originale e unico riceverà molte lodi e ricompense durante la giornata, quindi non abbiate paura di mostrare le vostre idee alle persone intorno a voi. Giocate d'anticipo in ufficio, lavorando senza stancarvi mai. Specie se siete nati nella prima e nella terza decade. Saturno, pur negativo, vi pungola dare di più, mentre Plutone, ospitato nel segno vostro alleato fondamentale del Capricorno, premia i vostri sforzi, capi e colleghi vi ammirano e ve lo dimostrano esplicitamente. In special modo se siete Toro della terza decade. Benessere. Tensione nervosa allo spasmo a cui contribuisce anche la postura sbagliata, rigidità delle spalle e della nuca portano emicranie, mentre le pressioni emotive e il senso di frustrazione professionale contribuiscono a mandarvi su di giri. Inutile fantasticare sulle grandi rivoluzioni dalla francese, alla russa fino al mitico 68 la più sana e realizzativa che possiate immaginare è quella di non dipendere più dalla società dei consumi e di distaccarvi dai must imposti dal pensiero dominante, cambiare testa, più che far rotolare quelle altrui, risolverà il clima di tensione. Il grigiore dei giorni passati oggi è solo un ricordo. Recuperato il giusto tono dell'umore. Sin dal risveglio vi ritroverete con piacere ad essere tonici e vitali. E questo gioverà ai rapporti umani. Per lei, riflessione doverosa sulla vostra maniera intensa ma possessiva di esprimere amore, a voi sembra naturale, ma al partner no. Prima di perderlo datevi una regolata. Per lui, soddisfatti della piega presa da un viaggio d'affari, migliore di quanto non vi sareste aspettati. Merito del vostro piglio deciso e dell'insospettata intraprendenza. Ma attenti, come recita il proverbio latino in cauda venenum. Colore delle emozioni, malva. Barometro dell'umore, più vigginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.